Sindaco, imprese e amministrazione locale ancora una volta insieme per ripensare ai modelli di sviluppo. Ma credo che sia una collaborazione fondamentale a 360 gradi, soprattutto in tema di sostenibilità. Confartigianato, come ho detto in conferenza stampa, ha avuto il coraggio di portare un'iniziativa in un momento storico difficile sotto tutti i punti di vista, anche quello della mobilità. Mobilità anche sostenibile, che è servita anche nel periodo Covid e servirà sicuramente di rivedere come si svilupperà anche per il futuro. Ecco, un occhio di riguardo è rivolto proprio alla mobilità. Come sindaco e presidente della provincia, che contributo di idee si attende da questo laboratorio di innovazione, anche in funzione degli obiettivi degli enti che lei rappresenta? Ma guardi, come sindaco un contributo essenziale in un momento storico in cui Vicenza, questa amministrazione, lancia la partenza dei lavori per il prossimo piano urbano di mobilità sostenibile, che supererà quindi il PUM precedente, il piano urbano di mobilità, quello ordinario, e lavoreremo per accedere, lavorando insieme, anche a finanziamenti, e questo è il contributo che mi aspetto, quindi non solo di idee ma anche di collaborazione per portare a casa risorse economiche che ci permettano di passare poi dalle parole ai fatti concreti.